La mamma, quando ha identificato i requisiti di accesso, può telefonare da lunedì al venerdì, risponde l'infermiera e prenoterà la procedura indicata, villocentesi o amniocentesi. È ovvio che la mamma è già stata indirizzata da uno specialista ginecologo, non viene mai con accesso completamente diretto. Altrimenti, se non è stata indirizzata, a questo numero avrà tutte le informazioni che servono. Come prenotazione, le procedure si fanno di lunedì mattina, però noi accettiamo le mamme che possono prenotare fino al venerdì antecedente al lunedì della prenotazione, quindi praticamente un tempo di attesa brevissimo, proprio perché è una prestazione molto delicata. La villocentesi si fa 11-12 settimane, quindi hanno un tempo di prenotazione molto stretto, invece la amniocentesi si fa intorno alla 15-16 settimana di gravidanza. Quando la mamma ha prenotato, si presenterà qui il lunedì mattina alle 8:30, abbiamo una sala d'attesa qua fuori a questi ambulatorio, ambulatorio 3, ambulatorio 4, aspetta il suo turno, entra in una prima stanza dove raccogliamo l'anamnesi. L'anamnesi viene raccolta o dal medico o dall'ostetrica, si identificano che ci siano davvero i requisiti, si fa un'ecografia di controllo per essere assolutamente certi che la settimana di gravidanza sia quella corretta, si passa alla procedura, dopo la procedura invasiva rimane qua da noi circa una mezz'oretta a riposare, poi viene mandata a casa con una lettera di dimissione dove viene spiegato le accortezze che dovrà tenere la mamma nei giorni successivi alla procedura invasiva.